Beh, insomma, il laboratorio Napoli è soprattutto un laboratorio che certo ha fatto un investimento straordinario sulla democrazia partecipata, sul welfare, sui beni comuni, ma vuole essere soprattutto un laboratorio sulla crisi, un laboratorio che quindi cerca modi diversi per uscire dalla crisi rispetto alle ricette che ci sono state propugnate fin qui dal governo nazionale, ed è un laboratorio che può essere esportato in tutto il paese, un laboratorio di idee, di soluzioni alternative, perché c'è un modo alternativo per uscire dalla crisi economica finanziaria, che non è solo crisi economica ma anche crisi valoriale, crisi politica, crisi della rappresentanza. Ecco, questa esperienza e questa giornata può essere un'utile, prima, preziosa occasione di confronto per capire se vi sono le condizioni per costruire un laboratorio nazionale per un'alternativa di governo.